Sì, come deliberato e istituito già nella delibera 29 del 2018, che diceva all'articolo 49, è stato istituito l'Osservatorio del Commercio sulla Repubblica. Questa delibera va a disciplinarne il funzionamento e a spiegare nel dettaglio, sia la partecipazione, come vengono definiti i membri, e quali sono i compiti dell'osservatorio. In particolare, l'osservatorio sarà come ho già detto, in una dichiarazione, un organo non istituzionale. Sarà presieduto da un membro non istituzionale, anche se comunque ne faranno parte, la Commissione Capitolina Commercio, l'Assessorato allo sviluppo economico, turismo e lavoro e il Dipartimento. Saranno presenti anche l'Associazione dei cittadini e eventuali comitati di quartiere nominati dai municipi e le associazioni di categoria. Praticamente l'osservatorio sarà un luogo di incontro, un luogo di partecipazione per sviluppare temi, un organo consultivo che vorrà sviluppare temi utili a questa amministrazione. Sia la Commissione Capitolina Nona Commercio che l'Assessorato potranno chiedere di sviluppare argomenti all'osservatorio, che potrà poi svilupparli e consegnare delle proposte per un eventuale esame da parte sia dell'Assessorato che della Commissione per poi successive determinazioni o delibere. Riteniamo sia un passo avanti importante per la partecipazione che questa amministrazione vuole portare, e sia da parte di tutti i portatori di interesse, non solo quelli che economicamente nel settore hanno uno sviluppo di lavoro, ma anche degli stessi cittadini che nel settore vedono servizi utili di cui possono fruire. Per questo motivo riteniamo sia un altro passo avanti nella regolazione del commercio che da troppo tempo era stato abbandonato. Stiamo andando avanti sia col regolamento del commercio sulla Repubblica, ma anche con la revisione delle altre regolamentazioni. I mercati, così come anche il commercio in generale, hanno bisogno di nuova spinta e riteniamo che questa amministrazione stia facendo bene per il rilancio nel rispetto delle regole. Grazie.